E allora eccoci cari amici di Ciocomo, ci siamo anche quest'oggi. Buon pomeriggio alla diretta radio, c'è anche la diretta Facebook. Sono tornati a trovarci gli amici runner, quelli di Aries Como, che sono già pronti per una nuova manifestazione. Ciao. Aurelio, il presidente, buon pomeriggio, caro Buon presidente. pomeriggio Buon pomeriggio. Oggi abbiamo una new entry Sì, che è Maria. la nostra Maria. Maria, ciao Maria. Mi intervista il presidente. Ciao, sono Maria. Buon pomeriggio Maria. E poi Giovanni, vice. Ciao, Ciao Giovanni, buonasera. un caro saluto anche a te. Allora, dicevo, pronti partenza via perché abbiamo visto anche le previsioni sono, diciamo, buone, ma non Incrociamo le dita. incrociamo le No, dita. cominciamo. Giovedì sera, allora, Como Night Run, 5 km in centro a Como. Bellissima questa Esatto. manifestazione, io l'ho vista l'anno scorso e ci saremo anche noi a far vedere la partenza. Quest'anno, caro presidente, iniziamo proprio da te, avete la novità di un percorso un po' cambiato rispetto all'anno Sì, scorso? rispetto allo scorso anno abbiamo spostato solo la partenza, quindi è stata traslata in via Caio Plinio II, quindi sono i portici alla fine di Piazza Duomo. Sì, Piazza Duomo, Esatto, sostanzialmente, possiamo dire, sostanzialmente ecco, sì, Piazza Duomo, per esatto. questioni logistiche, per spazi più ampi e poi soprattutto per dare spazio e avere lo spazio per poter far correre i bambini della Kids Run, che era stata rinviata il giorno della mezza, poi Maria ci racconterà bene della Esatto. Kids. Quindi sì, questo 5.000, terza gara dell'anno e ultima organizzata Ecco, dalla... poi vi spostate al prossimo anno, vero Sì, Presidente? decisamente, Beh, insomma, devo sì. dire che l'anno è stato bello, bello intenso, sicuramente. Beh, questa è bella perché è in notturna, quasi, Sì, quasi, diciamo, 20. serale. Ecco, l'inizio, allora, alle ore 20, giovedì, Alle vero ore Presidente? 20 la partenza della competitiva, alle 20:15 la partenza della non competitiva, quindi aperta a chiunque, dai 10 anni in su. Ah, ecco, esatto, c'è la competitiva, ma c'è anche quella non Non competitiva. E competitiva. diciamo subito una cosa o gliela facciamo dire a Giovanni per le iscrizioni? Le Gliela facciamo dire a Giovanni facciamo dire a dopo? Giovanni Sì, dopo, dai, dai, facciamo di sua, ok? di Sennò quello che parlo solo fa io. solo presenza e basta. Allora, Esatto. va bene, allora, perfetto. Dicevo, per Aries anno importante, perché insomma, tre belle manifestazioni. Sì. Purtroppo la mezza maratona, il 5 maggio, è stata un po' ostacolata decisamente da questo E diciamo che maltempo quest'anno il meteo non c'è dispettoso, stato non vi ha molto amico, aiutato, certo. però noi siamo da maratoneti, ultramaratoneti, siamo duri a Che mollare, però mi quindi... dicevi prima, caro Presidente, che tutto sommato è andata bene lo stesso, nonostante il maltempo, il È andata tempo. bene, sì, la partecipazione c'è stata, poi sai, i runner, come li chiami te, più le condizioni sono dure, più diventa eroica la corsa, quindi diventa ancora più bella, perché uno sente ancora più, ha più soddisfazione a portarla a termine, quindi sì, c'è andata bene, diciamo che tutto 700 persone sommato, mi dicevi sì. più o meno alla partenza e voi avete fatto, lo ripeto ancora oggi, una sorta di miracolo perché avevate trovato delle condizioni veramente pessime, Sì. vento fortissimo, la pioggia durante la notte, tutto abbattuto, avete messo tutto in piedi e avete fatto partire la mezza Sì, maratona. devo dire Beh, che, come non è dicevo, i miei facile. ragazzi si sono superati, perché ovviamente si sono Sì, va, fatti in bravo, 10 ricordiamo per poter anche ritirare insieme tutto, l'impegno di tutti i sì, vostri anche perché amici. il nostro è tutto lavoro homemade, quindi tutto fatto in casa e veramente si sono donati l'anima per far sì che potesse partire tutto come da programma e così è stato ed è alla fine stancante più del solito, ma bello, Molto bene. contenti. Allora, tra poco parliamo ancora anche di questa 5 km, 5.000, come l'hai detto tu, in diciamo seminotturna, giovedì Giovedì 30, sera. 30 maggio, davvero data da segnare, save the date, quindi diciamo, Certo. esatto. Allora Maria, raccontaci invece, Vai. buonasera, ci saluta Samuele, Sì. ciao, buonasera Samuele, quanti chilometri sono? Sono 5 km, caro Samuele, in centro praticamente, come abbiamo detto. Il giro della città murata, Ecco, il giro della praticamente. città murata, come dice il presidente di Aries, praticamente. Ma ci sono anche i bimbi, Maria, Sì, giusto? io e Morena ci siamo occupate della Kids Ecco, la Run. Kids Run, che il 5 maggio è giustamente stata Purtroppo, annullata perché infatti. c'erano delle condizioni abbastanza difficili e quindi avete fatto bene ad annullarla. Viene recuperata qui, giusto, Sì, Maria? Allora, dacci le modalità, come devono fare? allora, vabbè, intanto ringraziamo il passaparola di mamme, papà e tutti i parenti perché abbiamo raccolto gran parte delle iscrizioni che comunque sono rimaste, erano già state confermate per il 5, Quelle quindi del 5, le ok. hanno comunque riconfermate. E la possibilità, c'è ancora qualche pettorale disponibile, ma siamo vicinissimi al sold out Ah, perché vabbè, questo è bello.
bene, allora, sì. Però ecco, e dove devono, possono iscriversi allora, i bimbi? Al nostro indirizzo email che è kidsrun@gmail.com. Ok, questo comunque è giusto. Sulla nostra pagina quindi Facebook. Quindi la pagina Facebook di Aries. Okay. No, c'è proprio una pagina Facebook della Kidsrun. Ah, ok, ok, perfetto, perfetto, benissimo. Sì. Quindi se, cari genitori, volete portare i vostri bimbi a fare questa bella manifestazione carina, perché poi, beh, correre in notturna è sempre molto bello, affascinante, nel centro di Como, avete ancora qualche posto, ma come ha detto Maria, sì, correte e affrettatevi. No, tra l'altro, vabbè, la gara dei bambini parte un attimino prima. Brava, a che ora parte? Ecco, allora, la gara è alle 18:15. Ok. Diciamo che ci troviamo una mezz'oretta prima per finalizzare le iscrizioni. Alle 18 c'è il riscaldamento, quindi vi aspettiamo appunto a partire alle 18 con la musica. Ci sarà la nostra Joanna che ci farà ballare e riscaldare. Ah, bello, bello. E poi abbiamo tre gare. La prima gara sono 200 metri per i bambini più piccoli, che va età? Da 0 ai 5 anni. Ah, proprio piccolissimi, piccoli, piccolissimi. 200 metri, sì, per i baby. Bello. Poi abbiamo la seconda gara dai 6 ai 10 anni, che sono 500 metri. Ok. E poi quelli più forti, diciamo i più grandi, va dagli 11 ai 14 anni. E quanto fanno loro? Di... Loro fanno i 1000. Ecco, un chilometro praticamente. Un chilometro, beh, insomma, sì, sempre però lì intorno. È un percorso, sì. I primi 200 metri partiranno praticamente più o meno da Piazza Duomo, stavamo, ecco, verso, diciamo, il McDonald's, mm-hmm, quindi andata e ritorno. I 500 metri faranno un giro ad anello, sempre partendo dal Duomo in direzione McDonald's e tornano indietro. E i 1000 metri faranno due giri. Ah, perfetto, perfetto. Allora, quindi appuntamento già dalle 18, sì, giovedì pomeriggio, giovedì questo, 30 di maggio, dalle 18 per, beh, come giustamente, sì, hai detto tu, facciamo musica. Facciamo vedere una cosa bellissima, fai vedere che una è cosa il nostro... Tu. Eccolo qua. Ah, eccolo. Bello regalo, bello, per i bambini. Bello. Questo è il pacco gara. Questo è il pacco gara, giusto, sì, della, sì, Kidsrun. Sì. Da notare, vai, dillo. Questo praticamente è un disegno che è fatto da questa bambina che si chiama Maria Negri. Noi abbiamo legato un concorso di disegno alla nostra gara e lei ha vinto, quindi abbiamo fatto il gadget con il suo disegno. Brava Maria, brava, insomma, che ha fatto anche questo disegno ufficiale per la Kidsrun. Bello, bello, bello il pacco gara, certo, l'abbiamo fatto vedere, quindi a tutti i bimbi, giusto? Sì. A tutti, sì, i primi 100 iscritti. Ok, i primi 100 iscritti verrà dato anche il... E poi sarà pieno di gadget, per i bimbi, ovviamente, certo, mica certo, vuoto. A proposito di gadget, ecco qua, Giovanni, sentiamo un po', cosa ci fai vedere? Ecco, allora, fai qualcosa anche te. Nel gadget, nel pacco gara della Como Night Run ci sarà questa luce che servirà appunto per correre di notte. Ecco, la facciamo vedere. Ecco. Poi tutti avranno quest'anno la medaglia, una novità rispetto agli altri anni che appunto non c'era, e quindi niente, ecco questo. Poi ovviamente chi arriverà per i primi classificati ci saranno anche le coppe e i trofei previsti da, che abbiamo già caricato sulla pagina Facebook. Ok, perfetto. Senti, per le iscrizioni come siamo messi? Per iscrizioni, il numero massimo che abbiamo messo è 300 iscritti tra competitiva e non competitiva. Ah, in tutto, quindi complessivamente massimo si arriva a 300, sì, giusto? Sì, certo. Ad oggi sono circa 170-180 iscritti. Beh, quindi ne mancano più di un centinaio, sì, ancora. Quindi... Però diciamo gli ultimi giorni sono quelli più infuocati, diciamo. Li mettiamo noi, quindi mi raccomando. Stai guardando il meteo. Ecco, sì, no, ma è bello, il meteo è bello? Il meteo è bello, ma non caricano, stavolta non facciamo il post per scaramanzia, perché l'ultima volta ci ricordiamo cosa è successo. E allora, fino a mezzanotte potranno iscriversi online sul sito di OTC della società Endu, e poi dopo riapriranno le iscrizioni il giorno della gara presso la Piazza Duomo. Quindi lì direttamente, giusto, in Piazza Duomo, sì, direttamente già lì pomeriggio, vero? Dalle pomeriggio 18. Alle 18. Dalle 18 potete andare lì e iscrivervi, sì, se ci saranno, come sì, crediamo, sì, ancora dei, sì, posti. Comunque 300 in tutto tra agonistici e non competitivi, no, esatto, Giovanni? Sì, un dato per ora, bene o male, non competitiva e competitiva come numero di iscritti si equivalgono, quindi sono... Siamo lì, insomma. Beh, ecco, ho detto prima col presidente, sentiamo anche tu che sei il vice, è un anno importante per Arias. Sì, importante perché, voglio dire, queste tre gare è andata bene, il Como Urban Vertical abbiamo raggiunto il numero massimo.
La mezza comunque è andata bene nonostante il tempo, sono partiti praticamente quasi tutti gli iscritti, diciamo che 150 persone in meno. Poi c'erano anche gli agenti della polizia locale, sì, che hanno fatto il campionato nazionale, bravo, sì, appunto. E questa speriamo insomma di raggiungere se non il numero massimo però di avvicinarci, sì, 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 di sì. Certo siamo l'anno scorso c'eravamo fermati mi sembra a 200 iscritti, una poco cosa, più di 200, più di 200, 140 quest'anno forse. Abbiamo portato, poi comunque è una gara che si fa in settimana, è già più complicato perché ovviamente la gente lavora, quindi deve vedere se riesce a gestirlo con sì, nonostante l'orario delle 20, insomma, ecco, non tutti magari riescono a, sì, magari a rientrare. Beh, oddio, non è neanche una cosa proibitiva. No, infatti, ben tutto un orario però che potesse essere, diciamo, abbastanza comodo per il maggior numero di persone. Vabbè, anche perché poi si corre velocemente, 5 km si fanno in fretta, un'oretta e 9-10 sarà già tutto. Sì, esatto, tutto, diciamo, tutto concluso sostanzialmente. Senti, qual è l'insidia di correre nel centro di Como? Presidente? Ma allora diciamo che però è bello allora lo spettacolo, sia. L'affascino e tutto è bello, come intorno alle mura è sempre bello, partenza con Piazza Duomo alle spalle, giusto? Esatto, dicevi? Quindi scenograficamente a sopra che i pedoni, insomma ci sarà da gestire un po' i pedoni. Questo è vero, hai ragione. In una città turistica ce ne sono spesso molti, poi quest'anno sembra che a Como i turisti ne stiano arrivando parecchi, poi con l'onda del giro piuttosto che, però insomma abbiamo un buon numero di volontari a presidiare tutti gli incroci, quindi ecco, ce ne sono, vero, giusto, ce ne sono, perché sì, una manifestazione sì, di questo genere in centro Como significa anche ovviamente in rapporto richiede quasi più persone che la mezza maratona, perché comunque sia ci sono tanti incroci in centro. Una cosa che volevo sottolineare è che gli accessi alla ZTL, quindi gli accessi, gli ingressi e le uscite alla ZTL saranno chiusi, diciamo, usiamo questa parola, dalle 19.55 alle 22 con ordinanza della polizia locale. Hai fatto bene a ricordarlo, bravo. Quindi sia quelli su Via Alvarese che su Via Cattaneo che piuttosto che la zona, la via, quella Vittorio Emanuele, per capirci, sì, okay, gli accessi via Garibaldi saranno chiusi in quella fascia lì dalle 19.55 alle 22, scrive l'ordinanza, ma sicuramente prima delle 22. Ecco. Quindi allora, ecco, questo è molto importante, ricordatevi cari amici che giovedì sera l'accesso alla ZTL, almeno per il periodo limitato alla gara, certo, un'ora e poco più, insomma, dalle 20, come sì, dicevi. Poi come sempre, nel momento esatto, in cui non passano atleti, se qualcuno deve passare sicuramente verrà lasciato, certo, passare dei volontari, però ci sarà da avere un attimino di pazienza, pochi minuti, insomma, non è certo, una cosa... Ecco, come abbiamo detto la scorsa settimana, allo sfinimento, fino anche a essere ripetitivi, abbiate pazienza, arriva il Giro d'Italia, non è che capita, e l'ultima volta infatti era 32 anni fa, quindi, ecco, voglio dire, e quindi abbiate pazienza anche per i nostri amici comunque, runner. Ma voglio dire, è una questione di, veramente, il passaggio è velocissimo. Ma sai Aurelio, ripetiti, perché sai che a volte certo, poi l'insofferenza, però vabbè, voglio dire, no, ci mancherebbe altro. Stiamo facendo vivere un po' questa città, noi come tante altre associazioni, per l'amore del cielo. Però, insomma, per farla vivere bisogna anche un po', a volte, creare, tra virgolette, disturbi o disagi, insomma, minimi, davvero. Allora, Maria, chiudiamo con te, manca sì ancora un paio di minuti, e allora, dai, ricordala, e facciamo magari anche un appello ai bimbi che, o ai genitori, dai, di farli venire a questa Kids Run, perché l'altra volta, insomma, sono rimasti un po' tutti con un po' di amaro in bocca, ma giustamente non si poteva... quest'anno abbiamo prenotato il sole, io ho scritto a tutti... Va bene, ok. Non esiste. Okay. No, comunque davvero, vi aspettiamo, soprattutto perché siamo carichissimi. È dal 5 di maggio che siamo lì che cerchiamo di divertirci, di farvi divertire, e sicuramente sarà una giornata veramente simpatica, anche di sport, perché comunque, soprattutto quelli più piccoli, perché tra l'altro abbiamo un sacco di iscrizioni proprio di bambini della prima fascia, quindi bene, dai, da 0 a 5, quindi... Si vede che c'è proprio interesse anche da parte delle mamme di... E poi vi saluta anche Fabio Algarotti, com'è che non arriva il Fabio? È un grande amico e anche nostro, che farà da apripista, perfetto, con le sue perfetto. Allora ci si vede giovedì, mi raccomando, ciao Fabio, fatti vedere anche tu quando vuoi, vieni a trovarci, perché lui è venuto qua con le biciclette, no? Certo. Ci ha portato qua delle bici spaziali, perché lui è un grandissimo appassionato, quindi Fabio fa da apripista, poi
poi giovedì sera, già dalle 18, i piccoli Kids Run, abbiamo detto, e poi dalle 20 la Como Night Run. Quindi bambini, anche solo per l'impegno di queste fanciulle, dicevo, per l'impegno di queste due nostre fanciulle, come le chiamo io, Maria e Morena, che Maria sono, e Morena, esatto, Maria e Morena, esatto, che sono sette mesi ormai abbondanti, che ci lavorano e veramente ci hanno messo l'anima, quindi meritano, se lo meritano, successo, meritano, sì, perfetto, sì, sì. Ricordiamo allora, correte a iscrivervi, sì, giovani, iscrivervi. Volevo solo ricordare tu sei pronto io sono pronto, io sempre pronto. No, volevo solo ricordare che fa parte della settimana dello sport, bravo, giusto ricordarlo, evento, giusto, allora, appunto, sì, me l'ha chiesto anche l'assessore Galli, infatti me ne stavo dimenticando, però no, hai fatto benissimo, ricordarlo, questa è la Como Night Run, fa parte della settimana dello sport che si sta svolgendo, che di fatto è iniziata domenica col giro, clamoroso successo, tutto quanto, oggi ci sono state varie manifestazioni, giovedì sera, ecco, questa bella competizione in semi notturna, diciamo così, dalle 20 allora ai Porti Ciclinio, vi aspettiamo, ci saremo anche noi di Ciao Como. Grazie ragazzi, ciao, davvero, grazie. Un grosso in bocca al lupo.